da diana romerzi con una nuova puntata di eh, res pubblica che oggi eh, dedichiamo alle donne donne che eh, mancano tra gli organi eh, decisionali che abbiamo imparato a conoscere in questa emergenza coronavirus non ci sono nella task force eh, diretta a, da vittorio colau come abbiamo visto mancano anche nel dibattito pubblico e anche per quanto riguarda il governo, anche se ci sono eh, ministeri retti da donne, però poi abbiamo visto che a prendere in mano le redini di questa emergenza sono tutti ministeri diretti da uh, uomini. Parleremo di questo e partiremo da un fatto in particolare, quello che è accaduto alla giornalista Giovanna Botteri accusata di non eh, curare il eh, suo look. Partiremo da qui e col nostro ospite di oggi si tratta di Silvia Garambuà, eh, presidente dell'associazione Giulia, giornaliste unite, libere e autonome, proprio per parlare di questo argomento. Grazie di essere con noi in collegamento Skype. Grazie, grazie a voi. Allora, lo abbiamo detto, partiamo da questo evento. Non, non riesco neanche a parlare di notizia perché la stiamo legittimando dandogli eh, il nome di notizia. Questo fatto. La giornalista Rai è stata accusata di non curare il suo look. Poi c'è stato un, eh, un servizio da parte di eh, Striscia, eh, la notizia che in qualche modo ha, ha peggiorato eh, la situazione. Io vorrei partire poi da una. Um, da delle parole che sono seguite a queste accuse, scritte proprio da Giovanna Botteri, eh, qui a Pichino sono sintonizzata sulla BBC, considerata una delle migliori e più affidabili televisioni del mondo. Le sue giornaliste sono giovani, vecchie, bianche, marroni, gialle e Nere, belle e brutte, magre ciccione eh, con le rughe e, e via dicendo: nessuno fiada, nessuno dice niente. A casa ascoltano semplicemente quello che dicono, perché l'unica cosa che conta, l'unica cosa che importa è che ci si aspetta da una giornalista. Ecco perché eh, qui in Italia non è così. <ride> Qui in Italia non è così e purtroppo questa, la, Giovanna Botteri ha fatto questa dichiarazione in realtà in, ris in risposta a una sollecitazione che è arrivata. Dalle, dalle giornaliste eh, attraverso le commissioni pari opportunità del sindacato dell'ordine e da Giulia giornaliste abbiamo avuto uno scambio di mail Giovanna ci ha autorizzate a pubblicare quello che lei aveva scritto eh, e quanto lei aveva scritto è stato abbastanza dirompente eh, perché chiedere come, ehm, come ha detto Botteri di lavorare sulla, su questa Presunzione italiana per cui la giornalista televisiva deve essere bella e ben truccata, eh, anziché raccontare quello che testimonia e quello che ha trovato quando fa dei reportage o delle inchieste, è evidentemente una, 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 un modo, un approccio ehm, sicuramente sbagliato, ma soprattutto è un approccio subalterno. Che abbiamo con l'informazione, pensando che l'informazione sia cose da uomini, se la fanno le donne devono avere una presenza di un certo tipo. Ma cosa preoccupa noi altre come giornaliste, come giornaliste di Giulia? Il fatto che questo tipo di giudizio si inserisce, si inserisce nel linguaggio d'odio. Noi stiamo lavorando molto su questo aspetto perché è veramente un tema che inficia il lavoro giornalistico. Eh, linguaggio d'odio, e-speech, sono state fatte delle commissioni parlamentari, eh, sono state fatte addirittura delle commissioni ministeriali. Noi ci stiamo lavorando con Vox, che è l'osservatorio sui diritti, monitorando cosa succede sui social. Qual è la preoccupazione nostra? Quando c'è un attacco a una giornalista, eh, l'attacco fatto a Botteri è un attacco fatto a una giornalista come dire, con le spalle grosse, una che si è fatta le guerre, una in grado di rispondere in questo modo. Ma se tu sei sul campo e stai facendo un'intervista o stai eh, lavorando sulla questione dei migranti e arrivano sui social decine e decine di attacchi di violenza a volte veramente inaudita, cioè toccando tasti eh, sessuali, toccando l'aspetto, toccando la capacità o la presenza, eh, è chiaro che l'attacco che viene fatto non è innocuo sul lavoro che fai, diventa un elemento di attacco psicologico, di aggressione psicologica non indifferente. Bisogna avere doppia forza a restare sul campo a restare a fare il proprio mestiere. Come si combattono questi modelli, modelli anacronistici? È anacronistici, ma purtroppo sono quelli con cui conviviamo. Eh, noi ti dicevo, stiamo eh, lavorando e avremo pronto, ahimè siamo in ritardo, il coronavirus colpisce anche questo tipo di, di lavoro, eh, stiamo lavorando per tirare fuori dei dati che ci raccontino esattamente la situazione. Ma come si reagisce lo abbiamo visto col caso Botteri. La pubblicazione della lettera di Giovanna Botteri, parlo solo del sito di Giulia, che è un sito, piccolo sito. Abbiamo avuto 105, oltre 150.000 letture, eh, sono numeri da Corriere della Sera. In contemporanea quella comunicato lettera è stato pubblicato sul sito dell'Ordine dei Giornalisti. Sul sito della Federazione della Stampa, sulla pagina Facebook del Sindacato dei giornalisti Rai. E in ognuno di questi luoghi ha avuto molta risposta. Ecco, quello che pensavo è che un'altra narrazione è possibile. Cioè, nel momento in cui, anziché avere un eh, oddio, mi stanno attaccando, ma rispondendo, rispondendo rilanciando, dicendo che. Si può, si deve essere un paese maturo, capace di applicare fino in fondo la propria Costituzione, perché poi di questo parliamo: dell'articolo 3 della Costituzione che prevede l'assoluta parità fra uomo e donna. Bene, in questi casi vediamo che questa risposta che c'è stata alle parole di Botteri vuol dire che davvero si possono affrontare questi temi. In altro modo, c'è un pezzo d'Italia che non ne può più del linguaggio d'odio. Ecco, proprio uh, rispetto alla parità di genere, sembra che il coronavirus abbia uh, aperto una sorta di vaso di Pandora e ci abbia fatto scoprire come questa parità di genere, se non è eh, una conquista molto fragile, uh, forse è anche una conquista ancora non, non compiuta uh, veramente. Eh, abbiamo scoperto come eh, il ruolo della donna eh, in realtà sia marginale, lo, lo dicevamo proprio all'inizio oh, puntata, non, non ci sono oh, donne non ci sono nelle task force, hanno anche i ministeri forse minori in qualche modo, no, non sempre, anche quando oh, ne hanno di maggiori, penso alla Catalfo, ministro del lavoro, però poi chi vediamo sempre in televisione sono gli uomini. Come si combatte tutto questo? combatte malissimo perché c'è una cooptazione al maschile che la giustificazione di borrelli non giustifica in conferenza stampa borrelli ha detto nella task force della protezione civile non ci sono donne perché qui ci sono soltanto i massimi livelli istituzionali e i massimi livelli istituzionali sono tutti uomini è oggettivamente una giustificazione che non giustifica perché nessuno ha detto e scritto che così debba essere nel momento in cui la presenza... È una missione eh, di colpa quasi in realtà. Eh sì, è come no. Le eccellenze femminili non solo ci sono e sono tante. Guarda, un dato certo è che proprio sul coronavirus abbiamo visto che due terzi del personale sanitario tra mediche... Eh, infermiere personale addetto al, al, agli ospedali era conformato da donne quindi la maggioranza di chi è stato in prima linea col coronavirus erano donne ma in prima linea nella scienza altrettanto perché le ricercatrici le mediche che stanno lavorando nei laboratori sono in grande prevalenza sottopagate perché in quanto ricercatrici nel nostro paese purtroppo conosciamo questo è proprio un altro capitolo ma insomma tanto vale ricordarlo sono donne soprattutto donne perché allora non esserci nel momento in cui la politica deve decidere perché la cooptazione deve avvenire al maschile eh, noi abbiamo un altro progetto eh sì, che, che, che vola per l'europa che si chiama 100 esperte, ed era nato perché ci lamentavamo come associazione di giornaliste del fatto che nei nostri giornali vengono sempre intervistati gli uomini come esperti, sia nei talk show televisivi, sia nella carta stampata. Quindi abbiamo incominciato a lavorare in maniera, devo dire, molto scientifica, appoggiandoci a università, osservatori, centri di ricerca, per selezionare le eccellenze italiane si chiama 100 esperte perché siamo partite dal settore STEM, poi ci siamo allargati a quello economico, ora le storiche, le, le, le politologhe. Ora sono assai più di 100, eh, anzi sono quasi 1000 ormai, le, le, le scienziate di questo paese che abbiamo selezionato come eccellenze. Un progetto che ha interessato l'Europa Tanto che siamo ormai ospiti fissi e abbiamo dei finanziamenti europei per portare questa esperienza fuori. Allora, è possibile che ci poniamo noi il problema, come giornali, del fatto che non si, non si ascoltano e non si intervistano a sufficienza le donne, e questo problema non viene posto nella politica. È evidente che c'è un vulnus che non è un vulnus per le donne, è un vulnus per la società, vuol dire davvero fare a meno di un punto di vista che, ehm, che è essenziale. È un problema non culturale un sicuramente. Scusa? È un problema culturale sicuramente. È un problema culturale, ma, insomma, come, come per la violenza si dice è un problema degli uomini, non delle donne. È un problema della società, non è un problema delle donne. È un problema della società che si depriva di, di, di una forza... Di intelligenze e di punti di vista. Su questo insisto molto perché tutte le polemiche che sono scaturite su, su alcuni aspetti della gestione, della, sia adesso della fase 2, ma già all'inizio sulla gestione sanitaria e l'organizzazione per affrontare il coronavirus, forse ci fossero state anche delle scienziate accanto agli scienziati si avrebbe avuto un'immagine più complessiva dei problemi. E della necessità, eh, su cui... Anche perché proprio nelle decisioni riguardanti la gestione di questa emergenza sembrano le donne le più penalizzate. Se si pensa innanzitutto che, cioè, che il 4 maggio eh, sono ritornati al lavoro 4,4 milioni di lavoratori, ma eh, eh, oltre il 70% sono uomini. È vero che si tratta di eh, settori a prevalenza maschile, ma poi c'è tutta la questione della riapertura delle scuole a settembre che sarà scaglionata. A, a turnazione, il fatto che non si potranno più utilizzare almeno al momento l'aiuto, il sostegno oh, familiare dei nonni che non possono venire a contatto più di tanto con i propri nipoti, rischiamo di tornare indietro nel tempo, a, di relegare le donne a quel ruolo oh, familiare di, eh, di accudire appunto i propri figli e di non poter andare a lavorare? Io sono molto preoccupata. Eh, non sono in grado, non credo che sia il mio compito eh, analizzare la situazione nazionale nel suo insieme. Conosco meglio da sindacalista qual è la, la situazione nel nostro settore, nell'editoria, dove, dove la metà eh, dei giornalisti sono giornaliste. Dove la piramide di comando ha in cima senz'altro soltanto uomini. Le direttrici di giornali mh, praticamente non esistono. Ce n'è una alla RAI, ce ne sono due nella carta stampata, proprio le mosche bianche. Ebbene, eh, la preoccupazione è relativa al topo. Se, do, se seguiamo i ragionamenti che vengono fatti per cui da settembre si ripartirà, ma mantenendo fortemente lo smart working, che il rischio che smart working sia per le figure che hanno un, uh, non un ruolo di comando, significa che in gran parte saranno donne. Perché sono meno capaci? No, di nuovo per il discorso che che facevamo, nel senso che è molto difficile per una donna avere un ruolo riconosciuto eh, nella catena di comando, nei giornali sicuramente, nella società pure. Questo quindi rischia di... è come se fosse una storia già scritta, cioè se non c'è un intervento politico forte e immediato. E non ci sono politiche per riportare le donne nei luoghi di lavoro, rischiamo di avere dei luoghi di lavoro al maschile e lo smart working al femminile. Sarebbe un danno per la società enorme. Ecco, per quanto riguarda le mosche bianche nel giornalismo, le donne che dirigono televisioni o giornali, sono quasi mosche bianche, sono quasi quote rosa, cioè dei simboli messi lì, però poi in realtà non c'è quella cultura di vedere una donna come un possibile capo. Sì, a me è capitato di essere capa eh, perché sono stata segretaria del sindacato e sicuramente quello che posso dire come testimonianza è che mi sono sentita eh, messa per caso, nel senso che prima di me c'erano uomini e dopo c'erano uomini, cioè come dire un errore della storia, non ce n'erano disponibili e uno si sente anche quasi a disagio. Eh, non è questione di meritocrazia se non ci sono le donne. Le donne i meriti ce li hanno, i numeri ce li hanno, le eccellenze ci sono. C'è oggettivamente una, eh, ancora una mentalità di cooptazione che guarda soltanto da un lato. Ecco. Eh, C'è una riflessione eh, che eh, vorrei approfondire, fatta da una giornalista, eh, si tratta di Flavia eh, Perina, che scrive, eh, piuttosto che produrre appelli, inviterei noi tutte a riflettere sul perché eh, continuiamo, eh, contiamo così poco. Le donne italiane non hanno autorevolezza nello spazio pubblico, non sono riuscite a conquistarsele come è successo altrove. È anche colpa delle donne. Eh. Perina è stata una direttrice, era la direttrice del secolo d'Italia, anzi è stata direttrice nella breve fortunata fase in cui nella carta stampata le direttrici erano addirittura tre se non quattro, adesso ce n'è soltanto una. E, tra l'altro tutte direttrici di giornali politici, che lascia, apre anche altre riflessioni. Ma eh, detta così uno dice, oh sì è vero. O sì è vero davvero? Oppure è di nuovo un altro vizio delle donne quello di fare autocritica? È davvero sempre colpa mia? Io onestamente ho molti dubbi. Mm, noi abbiamo, abbiamo un paese che non è riuscito a emanciparsi da una cultura che fino a non tanti anni fa aveva delle leggi. Che, la, la, che relegavano la donna a un ruolo assolutamente subalterno. Se si pensa che soltanto all'inizio degli anni Ottanta, sono passati 40 anni, si è data alla donna la possibilità di non sposare l'uomo che l'aveva violentata, perché l'uomo che l'aveva violentata poteva non finire in galera se eh, eh, sposava, sposava la, la ragazza violata. Soltanto 40 anni fa abbiamo deciso che se un uomo eh, uccideva la moglie non avrebbe avuto sconti di pena se riteneva di, che la moglie fosse fetica, eh, in una assoluta disparità. 40 anni sono un attimo nella storia e nelle famiglie vuol dire che c'è una cultura che ci portiamo dietro. Cioè, nonostante negli anni 70 ci fossero stati il movimento femminista, il divorzio, ci fossero stati dei momenti sociali, però elitari come tutte queste cose, di grande rottura, per arrivare a dei veri passi avanti, cioè a rimettere a posto le leggi, ci è voluto moltissimo tempo. Ora, questa cultura segna e ha segnato il nostro paese. Eh, le donne, sì, certo, la Costituzione dice che sono uguali. Però c'è sempre quel passetto indietro. E noi facciamo autocritica. E diciamo: certo è anche colpa nostra. Ehm, non vogliamo le quote, vogliamo la democrazia paritaria 50 e 50. E ehm, non vogliamo star zitte. Dateci voce. Il ragionamento di Perina. Eh, assomiglia a quello della manifestazione eh, che c'è stata sabato eh, eh, con le migliaia di foto sui social di donne che sulla mascherina avevano scritto dateci voce, cosa che è stata polemica. Perché dateci voce, prendiamoci la voce. Eh, sembra una sottigliezza no forse non è assolutamente una sottigliezza anzi credo sia anche il succo della questione forse quello che anche diceva eh, la stessa eh, Flavia Perina siamo forse noi che dovremmo alzare un po la voce riprendendo anche eh, uno slogan di eh, repubblica della repubblica di verdelli dovremmo alzarla la voce sì eh, più di così cos'altro noi abbiamo avuto manifestazioni di enorme rottura come se non ora quando e ormai appartiene eh, alla mia generazione, non alla sua quasi perché eh, stanno passando gli anni. Abbiamo avuto dei momenti che sembravano davvero di avanzamento, abbiamo avuto leggi come la Golfo Mosca che portavano donne nei consigli di amministrazione e adesso sono in prorogazio, sono leggi appese, abbiamo avuto leggi che prevedevano l'obbligatorietà di eh, eleggere le donne insieme agli uomini nei momenti della, delle elezioni amministrative, sia quelle parlamentari che quelle regionali. Quindi abbiamo urlato e abbiamo ottenuto. Eh, io credo che importante sia oggi guardare tutte quelle mascherine con su scritto dateci voce che dietro nascondono delle belle barbe, cioè fino al momento in cui non ci saranno davvero fortemente uomini come ci sono a dire dateci voce pensando alla, alla, alla parità fra uomo e donna, oppure eh, commentando sui social, eh, Giovanna Botteri di cui parlavamo all'inizio, apprezzando e approvando il fatto che lei sia una giornalista, non una soubrette, eh, una che racconta le notizie. Non che anche, poi ognuna si può truccare, non truccare, questo dipende dal carattere, ma dipende dal carattere anche per gli uomini. Per cui ci sono gli uomini che si tingono i capelli e quelli che non si ritingono. E eh, quindi con... dico: fino a che non ci saranno uomini che prendono fortemente la voce e non ci si rende conto, quello che ho già detto, che è un problema non delle donne, ma un problema della società eh, è, è il paese che ha un problema irrisolto. A me dispiace fare purtroppo una puntata dedicata alle donne, ma non perché eh, non mi piaccia l'argomento, anzi lo sento mio essendo, essendo donna, ma perché purtroppo si deve ancora continuare a parlare di questo nel 2020 e vedere le immagini come quelle che stanno passando in questo momento di organi decisionali completamente eh, eh, ricoperti da, uh, da uomini, solo uomini al uh, quando le donne invece potrebbero dare il proprio contributo. Allora eh, facciamo un appello finale a tutte le donne, alzare la voce ok, ma eh, quale, qual è no, il consiglio che uomini, si sente fatti. di, di dare? Non facciamo alle donne, facciamolo agli uomini perché io credo che il sentimento, eh, la voglia di essere riconosciute per quello che si vale nelle donne sia molto forte. Che poi ci siano dei caratteri e degli approcci alla politica molto diversi, anche questo è vero. Eh, forse sgomitiamo meno? Io non credo che dovremmo sgomitare di più. Deve essere la politica a rendersi conto delle sue eccellenze, delle eccellenze che ci sono nel Paese, non le donne necessariamente a sgomitare perché altrimenti eh, ci troveremmo con donne forse non così capaci o che non ci piacciono così tanto se fosse soltanto una questione di farsi largo in maniera un po' maschile. Quindi l'appello è da rivolgere agli uomini e io non credo che trasmissioni come questa siano trasmissioni per le donne, anzi tutt'altro. Eh, noi altre che abbiamo eh, delle conoscenze dello studio delle capacità e delle eccellenze fra di noi lo sappiamo già e eh, questo è bene, è bene assolutamente eh, ricordarlo. Grazie di essere stata con noi a Silvia Garambois, presidente di Giulia Giornaliste, che ci ha dato una panoramica del giornalismo femminile, non solo sperando che questa sia una uh, puntata esplicativa per le donne, ma come diceva lei giustamente, soprattutto per gli uomini. Grazie ancora di essere stata con noi. Grazie, grazie a voi. Si conclude qui questa puntata di Res Pubblica, voi continuate a seguirci sul canale 264 attraverso la nostra app per smartphone e se vi siete persi una puntata di Res Pubblica come degli altri nostri programmi potete sempre ritrovarla sul nostro canale YouTube Radio Cusano TV Italia, grazie di averci seguito.